grazie al pastorino. Adesso introduco la dottoressa Amato, che ci porta diciamo un intervento molto interessante, che è stato brillantemente sintetizzato in un documento che abbiamo trovato questa mattina al desk, e che riguarda la revisione di letteratura. Io ringrazio molto l'organizzatore, anche la dottoressa, per questo intervento, che ci può permettere di fare chiarezza, io credo, su tutta una serie di interventi clinici, su cui spesso c'è molta arte, ma non sempre c'è scienza. Quindi ascoltiamo con, direi, religiosa attenzione le evidenze di letteratura, e poi chiederei, se la dottoressa lo ritiene, anche un accenno ai trattamenti di cui non c'è evidenza di efficacia, che spesso, purtroppo, sono molto diffusi, e questo inquina molto il nostro setting. Il silenzio può essere anche non religioso. Grazie. Io cercherò di stamattina di dirvi intanto perché secondo noi è importante che i trattamenti che vengono somministrati, soprattutto nel sistema sanitario nazionale, debbano essere basati su prove di efficacia. Quali sono le prove disponibili rispetto alla prevenzione e al trattamento del tabagismo, e quante e come queste prove sono implementate poi nella pratica clinica? Parto con un esempio. Questo è un esempio di prevenzione. È un esempio che è stato molto fatto e che prevedeva che i giovani che venivano fermati per problemi legati alla giustizia venissero condotti nelle carceri, in modo che, vedendo le condizioni di vita dei carcerati, si astenessero poi da diventare più avanti nella loro vita dei delinquenti abituali. Quindi era un programma basato su una certa ragionevolezza, e che tutti quanti noi tenderemo a dire che può funzionare, perché uno vede come vivono male nelle carceri, e quindi i ragazzi poi tentano di non sottoporsi a quel tipo di esistenza. Bene, questi sono i risultati di una revisione sistematica Cochrane del 2002. Sintetizzano i risultati di studi controllati e randomizzati, che sono qui, come dire, listati alla nostra sinistra, e come vedete c'è un aumento dei comportamenti criminali nei ragazzi che sono stati sottoposti a questo intervento, che va da un minimo dell'1% ad un massimo del 26%. Questo significa che del 30%, questo significa che un intervento che pure aveva una base di ragionevolezza non solo non si è dimostrato efficace, ma si è dimostrato chiaramente dannoso. Che cosa c'è alla base di questo? Alla base di questo che vi è la fiducia acritica nelle teorie eziopatogenetiche. Se i giovani conoscessero il rischio legato all'uso di alcol, tabacco e droga, non le userebbero. Questo, e alcuni di noi che voglio dire, hanno detto il dottor Leonardi, che lavora nel campo delle dipendenze, sa bene che la conoscenza rispetto al rischio e ai danni legati all'uso di una sostanza spesso non solo non è un deterrente, ma è uno dei fattori favorenti nei giovani, perché aumenta la sfida, aumenta il rischio. Questi sono dei dati dell'ultima relazione al Parlamento, che danno l'associazione di fumo di tabacco rispetto a persone giovani, 15-19 anni, che fumano cannabinoidi, e come vedete c'è un'associazione del 96% delle persone che fumano cannabinoidi, nel 94% delle persone che usano cocaina e nel 97% delle persone che usano eroina. Perché facevo vedere questa diapositiva? Perché spesso, voglio dire, soprattutto per quanto riguarda le droghe cosiddette leggere, c'è un'associazione tra fumo di tabacco e assunzione di queste sostanze che in qualche modo forse andrebbe trattata o comunque riconosciuta. Questi sono i dati della prevalenza dei fumatori in Italia, ma la dottoressa Pacifici li ha fatti vedere molto meglio di così precedentemente, quindi non ci soffermo. Rispetto a questo fenomeno, allora sono andata a vedere
se ci sono interventi che si sono dimostrati efficaci. E per efficacia di un intervento intendo la capacità di un intervento di ottenere il risultato per il quale è stato effettuato. Questo sia nel campo della medicina, ma anche nel campo della prevenzione e nel campo degli interventi di salute pubblica. Che cosa serve in fondo ai clinici e ai decisori, sia politici che amministrativi? Una serie di informazioni quando andiamo ad implementare un trattamento. Informazioni rispetto all'efficacia sperimentale, ce ne parlava il collega prima in maniera molto precisa, cioè se un determinato intervento di prevenzione, di trattamento diagnostico può funzionare con efficacia in campo sperimentale, se questa efficacia in campo sperimentale è trasferibile nella pratica clinica e quindi se può funzionare poi nella pratica di tutti i giorni, quindi che tipo di paziente, in quali condizioni e così via, se i benefici sono superiori ai danni e se i benefici giustificano i costi, perché è un argomento non irrilevante soprattutto per i decisori, e se soprattutto è migliore delle alternative esistenti, che è un campo che viene sempre molto poco purtroppo sviluppato nel campo della ricerca. Io ho due farmaci che sono entrambi efficaci, normalmente buoni studi clinici randomizzati testano entrambi i farmaci nei guardi del placebo. Difficilmente questi farmaci vengono testati l'uno verso l'altro per vedere quale dei due è migliore. Questa è una vecchissima idea del professor Garattini che io veramente ignominiosamente, come dire, mi sento di sposare, però è uno dei punti fondamentali della ricerca farmaceutica. Bene, quindi voglio dire, sulla base di tutto questo, l'intervento sia terapeutico che preventivo che di salute pubblica dovrebbe, come dire, essere il frutto dell'unione di vari pezzettini di un puzzle, che sono le evidenze scientifiche, le preferenze dei pazienti, i costi, il rapporto costo-efficacia del trattamento e l'esperienza clinica. Allora, io stamattina tenterò, voglio dire, di darvi soltanto di questo pezzetto una serie di informazioni. Il gruppo di revisione Cochrane sul tabacco, che ha sede nel Regno Unito, a gennaio 2011 ha pubblicato 54 revisioni sistematiche della letteratura che consideravano l'efficacia di interventi per la cessazione o per la prevenzione del fumo di tabacco. Gli interventi considerati in queste 54 revisioni sono stati da me così raggruppati: gli interventi farmacologici, ed erano 14 revisioni, gli interventi psicologici associati o meno a trattamenti farmacologici, 9 revisioni, gli interventi brevi basati principalmente su raccomandazioni, 2 revisioni, altro tipo di interventi, andremo a vedere poi quali brevemente, sono 10 revisioni, poi gli interventi svolti in setting particolari o a particolari tipologie di persone, interventi di comunità, interventi legislativi e interventi per categorie particolari di assuntori di tabacco. Queste non ve le farò vedere, ma interessano persone che assumono tabacco non fumandolo. Quali sono i risultati in generale delle revisioni Cochrane? Sulla base dei risultati delle revisioni, gli autori delle revisioni, in una sezione che si chiama proprio per la pratica clinica, dicono se il trattamento studiato, secondo loro, è da implementare nella pratica clinica, da evitare nella pratica clinica, oppure un trattamento per cui le prove ottenute sono insufficienti, per cui il trattamento non è ancora da implementare nella pratica clinica, ma è da ulteriormente studiare in setting di ricerca. Allora, quali sono gli interventi farmacologici sulla base delle previsioni sistematiche Cochrane da implementare nella pratica clinica? Gli studi inclusi nelle revisioni erano per il 99% studi controllati randomizzati di qualità abbastanza buona. Sicuramente un trattamento che è da implementare nella pratica clinica è la terapia
con nicotina in tutte le sue forme commerciali, quindi gomma, cerotto, spray, nasale, inalatore e compresse. Si è dimostrata efficace per ridurre i danni legati all'uso continuativo di tabacco, c'è una diminuzione statisticamente significativa di circa il 50% del numero di sigarette fumate a breve, medio e lungo termine. Si è dimostrata efficace, quindi voglio dire, riduce il danno, diciamo, in qualche modo, sul tabacco. Si è stata efficace per promuovere la gestione del fumo. Allora, la cifra della casicale, indipendentemente da in cui la legge sulla per quanto riguarda gli interventi di tipo psicosociale, gli interventi da implementare nella pratica clinica sono il counseling di tipo comportamentale, le terapie comportamentali di gruppo, l'intervista motivazionale, gli interventi di autoaiuto, il counseling telefonico. E poi le raccomandazioni del medico, le raccomandazioni dell'infermiere, i messaggi via cellulare e i messaggi via internet. Per tutti questi tipi di intervento vi sono state solide prove di efficacia che aiutano il paziente a smettere di fumare o a mantenere lo stato di astinenza da fumo. Inoltre, altri interventi che sarebbero sicuramente da implementare nella pratica clinica sono gli interventi sui luoghi di lavoro, gli interventi in setting dentistici, gli interventi per persone ospedalizzate e gli interventi prima di interventi chirurgici. Sentivo stamattina la possibilità di iniziare o proporre un trattamento per l'interruzione del fumo di sigaretta durante un ricovero ospedaliero, beh, quello sarebbe sicuramente un intervento da proporre, perché trova probabilmente la persona in uno stato di maggiore disponibilità sia psichica che fine. Poi ci sono degli interventi per soddisfare la richiesta, che invece per cui le prove di efficacia non sono così forti e che andrebbero utilizzati soltanto nella ricerca, cioè andrebbero ulteriormente studiati prima di essere implementati nella pratica clinica. E questi sono per quanto riguarda gli interventi farmacologici, gli interventi con ansiolitici, con gli antagonisti degli oppiatici, con l'opelin e l'acetato di argento. Per quanto riguarda quelli di tipo psicologico, gli interventi di tipo comportamentale per prevenire le ricadute, l'accertamento dei rischi biomedici, scusate, non solo psicologici, l'agopuntura, gli esercizi fisici, gli incentivi e sviluppo della cognitività, l'ipnosi, le modalità avversive tipo le smoking e la cessazione improvvisa e netta. Queste ultime due cose sono fatte soprattutto dagli americani, che hanno molto fantasia quando vogliono sperimentare qualcosa. Inoltre, sempre ancora da studiare, sono gli interventi per la cessazione del fumo rivolti al personale delle farmacie, i training per il personale sanitario, i programmi scolastici, i programmi di controllo familiare sul lavoro per ridurre l'esposizione dei bambini al fumo passivo e il forte supporto da parte del partner. Permettetemi due parole soltanto per quanto riguarda i programmi scolastici, perché cosa di cui mi sono occupata e quindi su cui ho una maggiore competenza a parlarvene. Nelle scuole purtroppo vengono implementati e somministrati interventi di tutti i generi e tipi, spesso non valutati in termini di efficacia, per cui quello che diventa una specie di, come dire, fucina di prova per le più varie attività, alcune delle quali poi, se si vanno a valutare, appunto, non soltanto non sono efficaci ma sono dannose. Inoltre vi è stata, soprattutto nel nostro paese, la pessima pratica di far somministrare questi interventi non a personale interno alla scuola, tipo insegnanti o cose, ma dall'esperto esterno, cosa che in letteratura, voglio dire, si legge dappertutto, andrebbe evitata come la morte.
Per quanto riguarda gli interventi relativi alla prevenzione del fumo, esistono interventi efficaci da somministrare in setting scolastici e sono soprattutto quegli interventi mirati a migliorare le cosiddette skills dei ragazzi, cioè l'intervento non deve essere mirato sulla singola sostanza, perché questo non soltanto non serve nei ragazzi in età scolare, ma può, come dire, suscitare curiosità che lo spingono poi a provare la sostanza stessa. Quello che funzionano sono quegli interventi appunto mirati a migliorare le skills, la capacità del ragazzo di dire di no ai pari, la capacità, come dire, di affermare il proprio pensiero senza temere il giudizio dei compagni di classe o dei compagni di scuola e così. Ce ne sono di programmi mirati a questi, uno che è stato valutato anche in un trial europeo, il programma Unplugged, che appunto, voglio dire, che ha dato risultati eccellenti per quanto riguarda la prevenzione del fumo di tabacco, pur senza parlare mai dei rischi collegati al fumo di sigaretta. Bene, e poi ci sono gli interventi inutili o dannosi. Cioè interventi che hanno dato dei risultati statisticamente significativi in favore del placebo o del gruppo di confronto con cui erano trattati. Questi sono gli interventi lascia e vinci, cioè quelli che è una tecnica che viene usata normalmente nelle dipendenze da sostanza, molto usata nei paesi anglosassoni. Anglosassoni si chiama contingency management: tu non fai una cosa e io ti pago o ti do un premio perché tu non l'hai fatta, quindi non hai assunto la sostanza. Apparentemente questa non funziona per quanto riguarda il fumo di sigarette. Gli interventi di tipo comportamentale per prevenire le ricadute, l'accertamento dei rischi biomedici, e io spero che invece i risultati dello studio ci possano dare dei risultati diversi. Mi si sono chiedute molte cose, perché io mi chiedevo perché nell'ambito del tabacco, ascoltando la sua relazione, perché nell'ambito del tabacco c'erano pochissime revisioni sugli accertamenti di tipo diagnostico, e ho capito che è molto più complessa di come pensavo la cosa. L'agopuntura, gli esercizi fisici, dicevo, della competitività, l'ipnosi, le modalità avversive, appunto tipo rapid smoking, e la cessazione improvvisa e netta. Per quanto riguarda gli interventi di comunità, interventi con solide prove di efficacia non ce n'è nessuno. Interventi che hanno dimostrato un'efficacia parziale, ma che andrebbero ulteriormente studiati, sono quegli interventi che utilizzano i mass media per promuovere la cessazione del fumo tra gli adulti, gli interventi rivolti alla popolazione generale per prevenire l'uso di tabacco nei giovani, gli interventi che utilizzano i mass media per prevenire l'abuso di tabacco nei giovani, i programmi familiari per prevenire l'abitudine al fumo tra bambini ed adolescenti. Interventi sicuramente inutili o dannosi sono gli interventi di comunità per ridurre il fumo tra gli adulti, quali letture pubbliche, screening per rischio cardiovascolare, interventi di mass media che utilizzavano giornali, radio e TV, le campagne pubblicitarie che hanno un impatto sugli adolescenti. Questi non sono studi controllati randomizzati in questo caso, ma sono 9 studi longitudinali che evidenziano che l'essere esposti a campagne pubblicitarie sul tabacco aumenta il rischio di diventare fumatori tra gli adolescenti. E invece, per quanto riguarda gli interventi legislativi, interventi che sicuramente sono da implementare nella pratica clinica sono i trattamenti gratuiti finanziati dal sistema sanitario per smettere di fumare e gli interventi per ridurre l'esposizione al fumo passivo. Questa è una revisione molto recente, ha 50 studi inclusi, e dimostra che l'introduzione di leggi antifumo porta ad una riduzione dell'esposizione al fumo passivo, che gli operatori sanitari sono quelli che sperimentano una maggiore riduzione, che l'effetto sul fumo attivo è limitato, ma comunque il trend è positivo, e che vi sono prove circa l'efficacia sul miglioramento di alcuni parametri fisici. L'effetto più evidente è quello relativo alla diminuzione dei ricoveri per sindrome coronarica acuta, cioè nei paesi dove sono state sviluppate e implementate leggi che prevedono la riduzione del fumo nei luoghi pubblici,
si è vista una diminuzione dei ricoveri per sindrome coronarica. E inoltre, cosa non irrilevante, vi è un alto grado di gradimento, una compliance rispetto a questo tipo di interventi tra la popolazione. Io devo dire, ormai sono quasi anziana, ma non riesco a capire come, essendo che abbiamo degli interventi, questi sono gli interventi legislativi da utilizzare solo nella ricerca, sono gli interventi tesi a ridurre la vendita di prodotti contenenti tabacco ai giovani. Arrivando alle conclusioni, per quanto riguarda gli interventi individuali, vi è una grande disponibilità di trattamenti farmacologici e non di provata efficacia, sia per smettere di fumare che per ridurre il fumo di sigarette. Direi che questo è un campo della medicina in cui, voglio dire, la disponibilità di interventi efficaci è veramente molto più numerosa che per tanti altri ambiti della medicina stessa. Gli interventi di comunità sono ancora da studiare, nessuno si è dimostrato di provata efficacia, gli interventi legislativi invece hanno dato prove solide di efficacia. Purtroppo non sono disponibili dei dati sui costi, perlomeno nel nostro paese, spesi per il primo tipo di interventi, per il secondo e per il terzo. Ma temo che molti soldi vengono spesi per gli interventi di comunità e pochi invece per gli interventi individuali e per gli interventi legislativi che pure, voglio dire, si sono dimostrati di solito efficaci. Allora mi chiedo, ma perché ogni anno quasi noi ci uniamo qui e continuiamo a dire che i trattamenti per l'interruzione del fumo di tabacco dovrebbero essere gratuiti e ogni anno verifichiamo che questo non avviene? Sono trattamenti poco costosi, non si sta chiedendo, come dire, di implementare farmaci che hanno un costo enorme, che richiedono un'assistenza sanitaria molto strutturata, che richiedono varie figure professionali. Tutto sommato in questi ambulatori probabilmente basterebbe che ci fosse un medico, un psicologo, un infermiere. Io non riesco ancora a farmi una ragione del perché questo tipo di interventi non vengano, come dire, resi gratuiti dal sistema sanitario nazionale, che pure rende gratuiti cose molto, così, a volte molto fantasiose. E allora spero, per la Oscar Wilde, che non ci sia, per carità di Dio, nessun tipo di malafede, che non c'entri l'incisa delle sigarette e cose di questo genere, ma che sia soltanto un'opera cattiva, il risultato di una buona intenzione. Grazie.